Cosa rappresenta il primo store italiano di Balmain? Beh, è un momento importante nella vita dell'azienda. Da quando è stato acquistato il brand da Maiula, abbiamo lavorato sul nuovo concept, che è stato poi alla fine fatto direttamente da Olivier. Abbiamo deciso che Milano era la città giusta per noi per aprire il primo negozio nel mondo con il nuovo store concept. Quindi rappresenta, primo, una tappa importante nel processo di espansione del brand, che in questo momento dal punto di vista retail non è molto sviluppato, e allo stesso tempo è anche importante perché rappresenta il primo negozio con il nuovo concept, che sarà, voglio dire, il futuro del nostro retail. Per l'opening è previsto anche un rapporto speciale con la tecnologia. Di cosa si tratta? Abbiamo costruito un'esperienza di realtà virtuale che consente a chi la prova di entrare un po' in questo mondo in parte onirico, ma in parte anche molto, voglio dire, vicino alla visione di Olivier, appunto, di come lui vede la sua vita, il suo mondo, la città di Parigi, che è una fonte di ispirazione per lui. Quindi c'è la possibilità di fare per circa due minuti e mezzo questo viaggio virtuale in questo mondo molto, molto, molto interessante. In realtà questa è l'esperienza, che però è solo la prima parte di una serie di attività che costituiscono la nostra nuova strategia di comunicazione. Noi, tra le varie cose su cui stiamo lavorando, una domanda che ci siamo fatti era come andare a costruire engagement con la clientela nei prossimi anni, perché sicuramente fra 5, 6, 8 anni creare engagement con la clientela non lo si farà utilizzando gli stessi strumenti che oggi tradizionalmente vengono usati. Il modello di comunicazione tradizionale è comunque un po' in crisi, per cui siamo tutti alla ricerca di attività che creino in maniera autentica un engagement con il consumatore, e stiamo costruendo questa nuova strategia basata sul concetto di entertainment e appunto la realtà virtuale nel negozio di Milano, ma che poi da Milano girerà per gli altri negozi del mondo. È il primo step di questa nuova strategia. A proposito di nuove strategie anche commerciali, come procede l'e-commerce di Balmain? L'e-commerce l'abbiamo completamente rifatto. Quando siamo arrivati un anno fa, io un anno che sono lì, da aprile del 2017, l'e-commerce era gestito internamente direttamente dall'azienda, ma era fatto in un modo abbastanza povero, diciamo, senza grosse risorse, senza strumenti, eccetera. Abbiamo pensato che non fosse la priorità gestire questa cosa noi direttamente, abbiamo fatto un accordo con Yux e il nuovo store integrato col nuovo sito dell'azienda verrà presentato a luglio. Quindi tra le varie cose che abbiamo fatto, l'e-commerce l'abbiamo completamente rifatta e partiremo a luglio con il nuovo sito, con la nuova strategia di e-commerce integrata. Oltre allo store di Milano, l'Italia cosa rappresenta per Balmain in termini anche di mercato wholesale? Dunque, l'Italia è il secondo mercato al mondo dopo gli Stati Uniti. Ha una presenza wholesale molto importante dalla Sicilia fino al nord. Prodotto l'abbigliamento, perché l'accessorio è all'inizio del suo sviluppo, ma l'abbigliamento è presente in tutte le migliori vetrine italiane, anche con performance molto molto positive. Quindi la wholesale in questo momento è l'80-85% della quota del fatturato in azienda e rimarrà sempre una quota importante per noi, anche se apriremo negozi retail. Io ritengo che alcune fasce di consumatori non le raggiungeresti comunque con il retail diretto e avrai sempre bisogno di un network di wholesale qualificato. Certo, stiamo lavorando perché il network si qualifichi e la visibilità del brand all'interno dei negozi aumenti, però ecco, nella mia strategia di distribuzione, fra 5 anni, quando, se Dio vuole, l'azienda sarà cresciuta a passi importanti, comunque la wholesale sarà sempre la parte più importante del business. Cosa rappresenta il primo negozio italiano qui a Milano di Balmain? Per me è veramente un grandissimo successo, perché adoro l'Italia, adoro Milano. Mi ricorda anche quando ero piccolo e che sono venuto a vivere qui. La mia più grande storia d'amore, tutto. Adoro la cultura italiana, la moda italiana, il cibo, la gente, l'arte, l'architettura. E quindi per me è un sogno da bambino di stare qui. Oltre a essere direttore creativo di Balmain, per questa volta lei è anche direttore creativo dello store. Che cosa ha rappresentato ideare un punto vendita? Direi che per me è importante, perché creare dei vestiti è una cosa, avere una visione e un universo è un'altra cosa. Con lo store ho potuto
spingere veramente l'immagine Balmain non solo sulle mie collezioni, ma su proprio l'architettura e come voglio che le mie collezioni sono presentate. Quindi io davvero sono contento, perché trovo che i miei capi, cioè diciamo lo store, rispecchia proprio l'immagine di Balmain, un mondo di lusso, di qualità, di couture, tenere il mio gusto francese tradizionale e allo stesso tempo la modernità e la mia generazione con l'intervento della virtual reality. A proposito di virtual reality, in che cosa si caratterizza dal punto di vista tecnologico questo store? Penso che l'uso della virtual reality è veramente una nuova dimostrazione di come entertaining your customer, perché è importante per me trattenere veramente, di dare un'esperienza. Per me è importante di dare un'esperienza al mio cliente, al di là di comprare i vestiti e i capi, è proprio di dimostrare che Balmain è anche un universo intero. E da lì sta virtual reality, è come invitare loro a capire di più il mondo Balmain. Oggi stiamo vivendo un momento dove il pubblico, i clienti, comprano e vedono la moda d'un'altra maniera che 10 anni fa, e quindi dobbiamo essere pronti ad ascoltare i millennials, le nuove generazioni, e così Balmain sta facendo. Tenere i nostri clienti fedeli, ma invitare le nuove generazioni a conoscere il mondo Balmain. Nuova generazione che riesce in qualche modo a intercettare in maniera, come dire, attenta, grazie al fatto che lei ha 5 milioni di follower su Instagram. Come ci sente ad essere anche una web star? Io non mi chiamerei una web star né social star, chiamerei più... C'è una base di fan che è ovviamente più grande di tanti altri designer, ma solo perché la moda in sé per sé non ha senso. La moda è importante quando puoi aprire la moda a diversi tipi di universi. Io sono innamorato della musica, dell'arte. Sto aprendo il mondo Balmain a cantanti, c'è pure le mie campagne diverse, i miei casting, le mie collezioni. Rispecchiano veramente la nuova generazione, quindi credo che per questo c'ho 5 milioni di persone che mi stanno seguendo, perché vedono in me uno dei loro coetanei in qualche maniera. Credo che questo è un po' quello che fa che sembra che mi capiscono di più di altri. E in tutto questo apprezzano il mondo Balmain, che anche se tengo le tradizioni e il lusso francese, rimango sempre collegato al presente. Adoro essere ispirato dal passato, ma sono il primo a stare vicino al presente e soprattutto a guardare il futuro. Grazie mille. Grazie a voi.